Allora, siamo qui per presentare questo bellissimo libro di Raquel Valle, dedicato a Leonora de Toledo, che viene a colmare una lacuna importante nella storia della famiglia Medici. Ma noi sappiamo che la storiografia ufficiale spesso passa sotto silenzio, sminuisce le figure, i personaggi femminili, e a questa tradizione non si sottraggono le donne di casa Medici, spesso in controluce rispetto ai loro consorti, di cui la storia invece ci tramanda tante gesta. Raquel Valle ci rende in qualche modo omaggio a questo personaggio, dalle grandi qualità che nessuno conosce, che lei ce le fa scoprire, facendo, si sente con la voce, devo alzare il tono, restituendoci un'immagine veramente insolita, affascinante di questo personaggio. Purtroppo fino ad oggi in controluce, in secondo piano rispetto al consorte Cosimo I. Ma vediamo un attimo, Cosimo I dei Medici, che qui vedete raffigurato, il 9 gennaio 1537 Cosimo I dei Medici viene eletto dal Senato fiorentino a capo della città di Firenze. Cosimo I dei Medici chi è? È il figlio del grande condottiero Giovanni dalle Bande Nere. È un giovane di 18 anni, abbastanza timido, sembra, innocuo. La Repubblica lo sceglie perché pensa di gestirlo a suo potere, secondo il suo potere. Cosimo aveva passato l'infanzia al Castello del Trebbio, in Mugello. Dopo la morte del padre, però, si trasferisce con la madre Maria Salviati e con la nonna, la famosa Caterina Sforza, proprio nella villa di Castello, dove passa gli ultimi anni della sua infanzia. Ma una volta eletto dal Senato, rivelerà tutta la sua natura. Cosimo I rivelerà la sua grande natura di grande condottiere e di profondo anche uomo politico. E la prima cosa che farà sarà quella di pensare a un matrimonio di Stato che possa consolidare il suo potere. Pensate, il Senato fiorentino aveva già pensato di fargli sposare una ragazza della nobiltà fiorentina, ma lui rifiuta perché ha necessità di stringere alleanze. I matrimoni servivano proprio per stringere alleanze. E il suo interesse si rivolge proprio a Napoli, a Eleonora di Toledo, figlia, la quarta figlia di Don Pedro di Toledo, viceré del Regno di Napoli, strettamente collegato alla Spagna. In questo modo lui si assicura la potenza e l'appoggio della potentissima Spagna. Ma chi era Eleonora di Toledo? Eleonora di Toledo era una personaggio, oltre che molto bella, era un personaggio molto colto, perché era stata educata molto al di sopra delle fanciulle della sua età. Aveva ricevuto un'educazione superiore, grazie proprio a Don Pedro, che era una persona illuminata e colta. E la sua istruttrice, che era, pensate, un'ebrea, Ambra Vida Abravanal, benvenita Abravanal, le insegna non solo l'ebraico, ma anche la cabala. Non solo, ma Eleonora di Toledo, alla corte di Don Pedro, che è una persona illuminata, conosce anche l'ermetismo, l'alchimia, perché Don Pedro si circonda di personaggi di questo tipo che si interessano di alchimia e di ermetismo. Quindi pensate alla misura di questa persona, bella e colta. E le nozze avvengono prima per procura, come era sempre solito nel passato, il 29 febbraio 1538. Pensate, Cosimo ha appena 18 anni. Successivamente le nozze avverranno invece il 29 giugno dell'anno dopo. Cosimo ha appena 20 anni. Eleonora parte da Napoli con 7 galee per trasportare tutti i suoi effetti personali. Parte accompagnata dal fratello e dal padre, arriva a Livorno, li sbarca, va a Pisa, e da Pisa si porta alla villa di Poggio a Caiano, come era d'uopo per tutte le principesse che dovevano sposare membri della famiglia Medici. Si fermavano alla villa di Poggio a Caiano prima di entrare in città, oppure se provenivano dal nord, alla villa di Cafaggiolo per prepararsi alle nozze. E questo che vedete lo troviamo infatti, questo piccolo affresco
quasi una sorta di questo vale, quasi una sorta di cameo, lo troviamo proprio raffigurato tra le mura di Palazzo Vecchio e ci raffigura proprio l'arrivo di Eleonora. Guardate tutti questi asini che trasportano queste grandi valigie, che, con i suoi effetti personali. La villa è praticamente la villa di Poggio a Caiano come è adesso. L'unica differenza è il grande orologio che è sulla sommità, che è stato messo nell'Ottocento, e le scale che attualmente sono a tenaglia, mentre prima erano dritte. Ma Cosimo cosa fa? Cosimo l'aspetta alla villa di Castello e preparerà il matrimonio in maniera splendida. Adornerà la città di tutte architetture effimere fatte con la cartapesta, realizzate proprio da un'equipe di architetti alla cui guida a capo è proprio Niccolò Tribolo, che poi sarà il suo architetto dei giardini. Eleonora arriva a Firenze vestita di rosso, si sposerà vestita di rosso come la Beatrice della Vita Nuova di Dante, e infatti vedremo che Beatrice, che Eleonora avrà quasi un compito simile a quello della Beatrice di Dante rispetto a Cosimo. Il corteo da Poggio a Caiano arriva a Porta Prato, era lì l'ingresso ufficiale della città, e Cosimo decora la città con queste, come abbiamo detto, architetture effimere, archi trionfali in cartapesta. Uno è posto proprio qui, all'ingresso, al Porta Prato, poi il corteo si dirige sul Lungarno, all'altezza di Palazzo Feroni, prende via Tornabuoni, tutto dritto fino al canto dei Canni Secchi, dove per intendersi ora c'è Boiola, prende poi via Panzani. Sono tutte architetture effimere per ricordare, per celebrare questo grandioso matrimonio. E quindi si re in Duomo. In Duomo avverrà il matrimonio ufficiale. Dopo le nozze, il corteo si dirigerà attraverso Via dei Servi in Piazza San Marco, dove c'è una statua enorme in cartapesta di Giovanni dalle Bande Nere, raffigurato come Marte. Quindi pensate veramente questa città arredata in questo modo, che strabiliò e stupì veramente tutti i cittadini. Quindi gli sposi si recano. Scusate, si ritirano nel palazzo di Via Larga, Palazzo Medici Riccardi. L'8 luglio, sì, proprio qui, si celebrerà un grandioso banchetto, una grandiosa festa per celebrare le nozze. E si celebrerà proprio nel giardino. Questa che vedete è una ricostruzione del giardino in base a documenti d'archivio. Il giardino non è assolutamente come voi adesso lo vedete, quella è una ricostruzione novecentesca. Ma in base a questi documenti noi sappiamo che il giardino era pieno di piante tipo agrumi, c'erano moltissime statue di grande fattura e non solo, c'era una particolarità. Le siepi che erano ritagliate secondo un'arte topiaria in forma di animali, c'erano elefanti, cinghiali, un cane che inseguiva una lepre. Quindi pensate alla meraviglia di questo giardino che viene comunque addobbato per queste nozze. Viene addobbato e non solo, viene recitato una commedia, si fanno danze, si suona. In sostanza, veramente un matrimonio splendido. Ma il matrimonio, seppure un matrimonio di Stato e combinato proprio a tavolino, in realtà si rivela un matrimonio perfetto. Tra i due nasce un grande amore, difficile tra i matrimoni a suo tempo combinati. E lo stesso Giorgio Vasari, proprio che sarà l'architetto di Cosimo, scriverà che mai è stato signore che abbia amato più la consorte sua. E questo ce la dice lunga appunto sul loro legame. Ma non solo avevano un legame d'amore così forte, ma avevano anche una comunità di interessi. Abbiamo detto che Eleonora aveva studiato la Cabala, l'ebraico, ma si interessava di alchimia, e Cosimo de' Medici aveva ereditato dalla nonna Caterina Sforza questa passione per l'alchimia. Caterina Sforza era stata un'alchimista, ci ha lasciato anche diversi testi che
dove sono trascritte appunto le sue ricette, i suoi segreti. Quindi una cosa in più, anche l'alchimia, anche l'esoterismo, la scienza ermetica li unisce con un forte legame. E cos'è l'alchimia? In alchimia si chiama operazione a due vasi, quando due persone, un uomo e una donna, hanno una perfetta intesa non solo sul piano psicofisico, ma anche su quello animico. E si chiamano nozze ermetiche, che danno origine all'androgeno ermetico. Quello che vedete è un'immagine che troviamo molto spesso nei manoscritti alchemici, e si tratta appunto del re, della regina, il sole e la luna, ovvero il maschile e femminile, si uniscono a dar vita all'androgeno ermetico, che è il fine ultimo dell'alchemica trasformazione. E Cosimo e Leonora, praticamente il loro matrimonio era una sorta di nozze ermetiche. E poi vedremo, lo ritroveremo proprio velato sotto il simbolismo degli affreschi di Palazzo Vecchio. Ma Eleonora si occupa, appena entrata appunto in Firenze, si occupa, gestisce il patrimonio mediceo, che era immenso, tutti i palazzi, e si occupa appunto dell'economia familiare, dei figli. Cosimo si occupa degli affari di Stato invece, ma non c'è decisione che Cosimo prende senza consultare prima Eleonora. Quindi veramente una perfetta intesa. Ma non solo sul piano, diciamo, della quotidianità hanno questo scambio, no, hanno anche uno scambio sul piano ludico, dei divertimenti. Per esempio, tutte e due amavano andare a cavallo, amavano scommettere sui cavalli. A Firenze all'epoca erano abbastanza frequenti le corse dei cavalli, che venivano fatte correre in città. Addirittura una in via Tornabuoni, per esempio, nelle strade molto dritte, o in via Maggio. E si usava a fare le scommesse sui cavalli. Loro amavano scommettere sui cavalli. E non solo, anche le cacce, le famose cacce medicee. Ma perché le cacce? Le cacce medicee sono famosissime perché erano un momento veramente importante per i medici, perché dopo le cacce c'erano feste, balli, banchetti, c'erano tantissimi invitati e quindi si stringevano alleanze, si facevano amicizie. E qui vediamo Leonora, diversa dai ritratti ufficiali che vediamo raffigurati dal bronzino. Ha perso questa aria angida, la vediamo con un bizzarro cappellino verde, probabilmente mentre andava a caccia. Questo è un quadro che si trova, un particolare di un quadro che si trova nello studiolo di Palazzo Vecchio. Ma noi sappiamo del poco degli interessi ermetici di Leonora. Abbiamo detto che la storiografia ufficiale non è che ci parli molto. Il libro di Rachele invece ci conforta anche su questo piano. E da cosa si deduce i suoi interessi ermetici? Innanzitutto da una cosa che lei portava sempre al dito, un anello. Pensate, con questo anello lei si farà anche seppellire, è stato ritrovato sul suo cadavere, nella sua tomba. È un anello talismanico, un talismano. Eccolo, lo vedete qui. Ma il Silio Ficino ci ha lasciato proprio inscritto nel De Vita come si fanno i talismani. I talismani cos'erano? Erano oggetti da portare addosso, anelli, medaglie, che venivano confezionate secondo determinate regole, secondo gli influssi del cielo. C'era tutta una regola perfetta da seguire. Occorreva che i pianeti fossero in condizioni favorevoli e portavano incisi o delle immagini oppure dei segni ideografici. E l'anello di Eleonora era questo. Come vedete, quello sopra l'anello, queste sono delle immagini. Cosa c'è? In mezzo, non so se lo vedete, c'è un vaso. È un vaso alchemico, è il vaso dell'alchemica trasformazione, quindi si parla ancora di alchimia. Sopra c'è un uccello, è una fenice, l'uccello sacro agli Egizi. La fenice indica resurrezione, eternità, perpetuità. E poi ci sono alati due cornucopie. Cornucopia indica abbondanza di beni, però indica anche il fine dell'alchemica trasformazione, che porta appunto abbondanza.
E in fondo ci sono due mani intrecciate, che è un simbolo che ritroviamo poi negli anelli di fidanzamento fino a tutto l'Ottocento, che significa anche l'unione del maschile e del femminile intrecciato. Ma solo un anno dopo il loro matrimonio, nel 1540, Cosimo decide di abbandonare il palazzo di Via Larga e di trasferirsi in Palazzo Vecchio, chiamato Palazzo dei Priori. E perché? Questo per consolidare appunto la sua politica. Il palazzo della signoria o dei priori era infatti il centro del potere cittadino. E questa è un'abile mossa politica e strategica di Cosimo. Ma il palazzo versava ancora in condizioni trecentesche e quindi non si adattava a ospitare una famiglia, alle nuove funzioni di rappresentanza. Allora Cosimo lo fa ingrandire e decorare. Eleonora si trasferirà nel palazzo, Cosimo e Eleonora si trasferiranno proprio il 5 maggio del 1540, giorno dello Spirito Santo. Eleonora, pensate, è la prima donna che entra in Palazzo Vecchio e vi entra come regina. E Cosimo sceglie, dopo un periodo a cui aveva affidato i lavori a Bernardo Tasso, sceglie Giorgio Vasari, e mai scelta fu più felice, perché Giorgio Vasari era venuto a 11 anni, giovanissimo, a seguito del cardinale di Cortona. Giorgio Vasari è aretino, nato Arezzo, a seguito del cardinale di Cortona, che era precettore di Casa Medici, e quindi viene educato con i Rampolli Medicei, Ippolito Alessandro, e lì viene educato naturalmente su che cosa? Sulla filosofia platonica, sull'astrologia, sull'ermetismo, ma soprattutto sulla scienza delle immagini. Ma in genere il programma iconografico di Palazzo Vecchio, perché è di quello di cui parleremo, viene attribuito, oltre a importanti iconologi come Bartoli o Borghini, a Cosimo. In realtà non è così. E noi lo scopriamo proprio da alcune lettere di Vasari, che ci ricorda di aver concordato con la duchessa proprio il tema degli affreschi di Palazzo Vecchio. Infatti scrive di avere per quegli affreschi la mattina di aver avuto un colloquio col duca e con la duchessa forse due. Quindi pensate, era molto più esigente di Cosimo. E il 9 maggio dell'anno dopo, a proposito delle stanze andava dipingendo, confessa che avendo satisfatto la duchessa, non credeva di aver fatto poco. Quindi era sicuramente molto più esigente del marito e molto più attenta e colta, per cui aveva una conoscenza come la sua. Gli appartamenti al primo piano di Palazzo Vecchio servono per funzioni ufficiali. Gli appartamenti privati di Cosimo e Eleonora si trovano al secondo piano e anche questa è una novità, sono sullo stesso piano. In genere gli appartamenti del duca, della duchessa o non so, del marchese e della marchesa si trovavano a due livelli diversi, inferiore quello della donna e superiore quello del marito. In questo caso no, sono sullo stesso piano. Questo significa anche veramente il loro rapporto molto particolare. E iniziano proprio quelli di Cosimo dalla stanza cosiddetta degli elementi, che poi darà il nome a tutto il quartiere. Ma perché gli elementi? Perché gli elementi sono, diciamo, la grammatica della filosofia ermetica. E infatti, Ermete Trismegisto, che è stato un grandissimo mago vissuto ai tempi, sembra, di Mosè, e su cui si basa tutta la filosofia ermetica e neoplatonica di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, scriveva: tutte le cose scendono dal cielo sulla terra, nell'acqua e nell'aria. Pertanto, quattro sono gli elementi dai quali tutto l'universo è stato formato: il fuoco, l'aria, la terra e l'aria. E ogni parete è dedicata a un elemento. A cominciare proprio. Ecco, questi sono ancora una raffigurazione degli elementi con i loro simboli grafici. Per esempio, per il fuoco abbiamo il triangolo verso l'alto, per l'acqua il triangolo verso il basso, che fanno parte anche della grammatica alchemica. Infatti, si legge in un manoscritto alchemico, Rosarium Philosophorum, la nostra pietra, la pietra filosofale, è composta dai quattro elementi.
Quindi c'è un motivo ermetico, un motivo sottile, un simbolismo particolare che si cela sotto questi affreschi. E Vasari si serve della mitologia per tramandare questo simbolismo, per nascondere questo simbolismo. Perché? Perché la mitologia è sempre racchiude nelle favole, che sembrano favole da bambini, invece dei significati molto profondi, dei significati simbolici, ermetici. E come scrive Tommaso Palamidessi, la mitologia è nata con l'uomo e si può considerare un linguaggio segreto e un elemento necessario della religione per tramandare di generazione in generazione gli insegnamenti profondi sulle origini delle cose, sulla creazione del mondo, dell'uomo, della donna, la vita intima di Dio e i metodi per tutelare la spiritualità operante del genere umano. E si serve proprio di un testo molto noto, la teologia di Esiodo. E infatti qui vediamo il cielo che è raffigurato proprio nel soffitto. Urano Saturno che castra Urano. E dal membro di Urano, caduto nell'acqua, nascerà proprio Venere. E abbiamo nella parete dedicata all'acqua Venere che sorge dalle acque. E questa invece è la parete dedicata alla Terra. Abbiamo naturalmente Saturno. Saturno, fra l'altro, era il segno ascendente di Cosimo. E vedete qui in primo piano proprio Saturno con Ouroboros in mano. E poi la parete dedicata al fuoco con Vulcano assieme alla moglie Venere. Ma il fuoco non è un fuoco normale, quello che vediamo sulla parete, è un fuoco alchemico. È il fuoco chiamato fuoco di ruota. Come vedete, rappresentato da questa ruota che stanno muovendo questi amorini. Fuoco di ruota è un fuoco che non brucia, che scalda, che cuoce lentamente. È un fuoco d'amore, perché l'amore è la componente necessaria per la trasmutazione alchemica. Dall'altra parte del Salone del Cinquecento, collegati da una passerella che si affaccia proprio sul palazzo, non so se ci siete stati, si distendono gli appartamenti invece di Leonora. Ma mentre gli appartamenti di Cosimo sono dedicati a dei dell'antichità, a figure mitologiche, quelli di Leonora sono dedicati a personaggi femminili, eroine. E questa è la prima stanza, chiamata proprio Stanza Verde, perché le pareti ora sono dipinte di verde, ma in realtà all'epoca non lo erano, rappresentavano dei paesaggi. Però sulla volta, la volta conserva veramente le pitture dell'epoca. E cosa sono? Sono questo tipo di grottesche. La grottesca è un tipo di pittura che era proprio stata riscoperta nel 400-500, era un tipo di pittura che usavano i romani e venne scoperta proprio a seguito alla scoperta della Domus Aurea di Nerone. Ma queste grottesche sono diverse, queste grottesche hanno un significato simbolico. Ve ne ho messa solo una, ma è pieno di grottesche simboliche. Questa è una sfinge alata, ma guardate la sommità della testa. Si innalza un fiore, fiorisce una sorta di fiore, ma la sommità della testa cos'è? C'è il chakra, l'ultimo chakra, quindi significa questa elevazione spirituale, questa apertura dell'ultimo chakra, perché gli antichi conoscevano i chakra, conoscevano questi centri di forza che corrispondono poi alle nostre ghiandole. E tra le altre stanze volevo ricordare proprio questa di Ester e Assuero. Ester e Assuero è una storia che compare nella Bibbia. Una bellissima ragazza ebrea, Assuero ripudia la moglie per sposarla, ma che cosa ricorda questo quadro, questa stanza? Ricorda ancora, celebra il rapporto tra Cosimo e Leonora, il loro matrimonio alchemico, le loro nozze alchemiche. Vedete che Assuero tocca con il suo scettro la testa di Assuero. Ma è un'immagine che noi troviamo in modo ricorrente, e lo vedete qui sotto, in molti manoscritti alchemici. Vedete, è in tutto simile questo. Questo è un tratto dal un manoscritto alchemico del 400, lo Splendor Solis, che
che ha avuto una diffusione grandissima nel tutto il 400 e naturalmente anche Cosimo lo possedeva. Vedete, l'immagine è la stessa e tratta appunto il significato sono di questa unione del maschile e femminile, queste nozze alchemiche che celebrano in qualche modo appunto Eleonora e Cosimo. Abbiamo detto che Cosimo si interessava all'alchimia, pensate, aveva realizzato in Palazzo Vecchio, nella Torre di Nembrot, un vero e proprio laboratorio alchemico, dove lui, quando era libero dagli affari di Stato, si recava lì a lavorare. Ma soprattutto era un laboratorio dove si dedicava alla distillazione dei semplici, delle piante, alla medicina, alla composizione di medicine, perché la medicina è la conoscenza appunto delle piante. E delle loro virtù guaritrici fa parte dell'alchimia, è la base dell'alchimia. E se Cosimo amava le piante, amava anche i giardini. Infatti, uno dei primi interventi appena salito al potere che farà Cosimo sarà proprio sulla villa di Castello, dove vi aveva trascorso gli anni della giovinezza. E la ristruttura, grazie appunto a Niccolò Tribolo, ma la ristruttura in modo simbolico. Crea un itinerario sapienziale all'interno del giardino. Questa che vedete è la lunetta dell'Utens, che raffigura appunto, è seicentesca, però raffigura questo percorso rettilineo che parte dalla Grotta degli Animali, che penso che tutti conoscerete, che è un ambiente estremamente simbolico. Non ci staremo qui appunto a dilungare sul simbolismo della grotta. Ma molto particolare, e da qui, attraversando un labirinto, giungeva a questa statua di Venere che campeggiava proprio al centro del labirinto. La statua di Venere che rimanda appunto, come abbiamo detto, a Venere, ma che cosa? Alla forza d'amore cantata da Marsilio Ficino. Pensate, Marsilio Ficino all'amore dedicò un intero testo, il De Amore. Ma la Venere faceva pandan col dipinto della Primavera. E della Venere, del Botticelli, voi sapete, sono due dipinti che esprimono al meglio la filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino e Piccola Mirandola e che Cosimo fa proprio trasferire nella villa di Castello, proprio per avere questa complementarietà. Ma anche Eleonora amava i giardini, però a Palazzo Vecchio come faceva a fare un giardino? Cioè, era molto difficile. Allora inventano cosa? Prende dei vasi e ci coltiva delle piante medicinali, agrumi, piccole piante, i cosiddetti poi orticini. E dove li coltiva? Ma di preciso non lo sappiamo. Probabilmente o nel terrazzo di Saturno che si apre in qualche modo al sole, ma probabilmente sul camminamento di Ronda. Questa è una ricostruzione mia, non è che sia così. Probabilmente sul camminamento di Ronda e cura queste piante, perché lei amava moltissimo i giardini, il verde, veniva da Napoli, una città piena di sole, piena di luce, Palazzo Vecchio era un palazzo trecentesco, chiuso, buio. E indice anche della sua passione per i giardini sono anche queste pitture che noi troviamo, per esempio questo pergolato di verdura bellissimo, che orna proprio il pianerottolo delle scale che portano agli appartamenti privati di Cosimo e Eleonora. E come vedete questo labirinto di verdura racchiude anche immagini simboliche, è bellissimo, e dà quest'idea proprio dell'apertura, dello spazio, dell'apertura verso il cielo. A tutto questo non bastava Eleonora, allora decide di comprare Palazzo Pitti. Eleonora era ricchissima, Palazzo Pitti che aveva dietro di sé un ampio terreno e decise di farne un giardino. Cominciò a affidare al Tribolo appunto una parte del giardino. Il giardino di Boboli, che diventerà il fiore e l'occhiello della dinastia Medicea, ma non solo, perché nasconderà tanti simbolismi e nasconde tanti simbolismi anche a tutt'oggi. E lo si deve proprio aver iniziato da Eleonora. Scusa. Eleonora e Cosimo, abbiamo detto, erano una coppia molto affiatata, ebbero 11 figli, ma solo quattro di questi arrivarono alla maggiore età. Eleonora stessa aveva dei problemi di salute molto gravi, soffriva di polmoni,
Il clima di Firenze non era molto adatto per lei, per cui spesso nei mesi invernali si ritirava nel palazzo di Pisa e morirà a 40 anni insieme a altri due figli. Cosimo ne rimarrà veramente scosso perché rimarrà privato della sua parte femminile. Tra i vari figli, il secondogenito sarà un maschio. Il primogenito era una femmina e voi sapete l'importanza per un regnante di avere una dinastia maschile. Quindi cosa fa Eleonora? Va in pellegrinaggio a Laverna e chiede a San Francesco di fargli questa grazia. L'anno dopo nasce Francesco e appunto gli dà nome Francesco proprio in onore di San Francesco. E Francesco sarà l'unico dei pochi figli rimasti, quattro figli, che seguirà le orme del padre. Sarà granduca, ma non solo, si dedicherà all'alchimia, molto più del padre, anche fino a venir meno agli affari di Stato. E proprio nello studiolo, che voi tutti conoscerete, che è un vero e proprio scrigno di alchimia realizzato da Francesco all'interno delle mura di Palazzo Vecchio e che attualmente si può anche visitare, rende omaggio ai genitori, ma li rende omaggio proprio sotto questo aspetto di coppia alchemica. In alto, sulle pareti, nelle lunette che chiudono le pareti, quelle più piccole, le minori, abbiamo infatti due tondi che raffigurano Eleonora e Cosimo. I due elementi tra loro opposti e complementari, il maschile e il femminile. Ma cos'è che ci fa capire che li ha messi apposta per individuare la loro complementarietà? Vedete, li circonda alcuni segni zodiacali. Sei sono quelli di Leonora che vanno dalla primavera all'estate in senso orario, mentre quelli di Cosimo sono raffigurati, quelli dell'autunno e l'inverno, ma in senso antiorario. Insieme formano il cielo astrologico, un perfetto cielo astrologico che si integra perfettamente a cui ne, a cui, nel cui mezzo nasce appunto l'androgeno ermetico. E vorrei concludere proprio con questa immagine che è bellissima, trovo, è un cameo che raffigura Cosimo e Leonora in vesti di imperatori romani, perché avevano la regalità e l'altezza di due imperatori che si guardano negli occhi, uniti, vedete, bellissima. Ma Eleonora cos'è stata? Eleonora ricopre l'autentica funzione del femminile, che non è solo di essere accogliente e passiva, ma attiva e vivificante, in grado di ridestare le forze nascoste, potenziali di Cosimo. E questa è una funzione che Eleonora ha avuto nei confronti di Cosimo. Quando si dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questo è il caso. E grazie appunto a Rachele, noi veniamo a, a viene a colmare questa lacuna nella conoscenza di Eleonora, ma non solo, è un contributo importante per la storia, non solo della cultura, della famiglia Medice, ma anche della città stessa di Firenze. Ma anche un tassello importante in quella tradizione ermetica che contraddistingue la dinastia Medicea, con un filo rosso si tramanderà da Cosimo il Vecchio fino alle soglie del XVIII secolo con Cosimo III. Ora passo la parola Grazie Paola, a bravissima. Allora, innanzitutto io ringrazio tantissimo Angelo Pontecorvoli che mi ha dato la possibilità naturalmente di, per la prima volta, di pubblicare. Ho avuto fiducia, non so se sia stato un po' incosciente, ma comunque ringrazio tanto. Paola Maresca, un architetto, scrittrice, responsabile di Firenze Alchemica, ho conosciuto lei proprio grazie a questa associazione di Firenze Alchemica, cui io faccio parte e continuo a studiare naturalmente. E questo è importante anche per sviluppare quello che si pensa di sapere. A volte noi crediamo di essere arrivati e invece è solo un punto di partenza.
come diceva Paola, dietro un grande uomo c'è spesso una grande donna. Io dico il contrario, dietro una grande donna c'è anche forse un grande uomo. In realtà, quando studiamo al liceo, all'università, ma anche per l'abilitazione a guida, in quanto io sono guida ufficiale e qualificata, non soltanto storica dell'arte, si leggono dei testi dove viene riportato fondamentalmente una linea quasi piatta circa le figure femminili. Spesso vengono riportate delle cose da fonti indirette, e questa cosa a me personalmente è sempre data abbastanza noia, nel senso, se io voglio sapere un'informazione vado su una fonte diretta e quindi mi documento e vedo se quello che mi è stato raccontato era corretto oppure no. In tal senso sono stata stimolata dal Bargellini, lo devo dire. Bargellini è assolutamente un personaggio curioso, particolare, racconta tanti aneddoti, ma spesso da fonti indirette. Perché è importantissimo, tra l'altro, la tradizione orale, e quindi per il sentito dire o comunque il riportato spesso ha dei fondamenti corretti. Ciò che mi ha fatto partire per scrivere, circa approfondire la figura di Eleonora di Toledo, in realtà sono stati due elementi molto distanti l'un dall'altro. Io stavo cercando delle informazioni su due donne ebree vissute all'epoca di Eleonora di Toledo, Benvenida Ambravanel, dal nome impronunciabile, e Grazia de Luna, due personaggi estremamente importanti, di un grande peso, soprattutto per il mondo ebraico, le quali, ripeto, dopo la cacciata degli ebrei e anche delle comunità moresche, sia ben chiaro, 1492, furono banditi dalla Spagna e dal Portogallo e quindi tacciati. A parte che la storia si ripete, non vi dico nulla di nuovo, però quello che è interessante è che queste figure, in particolare che stavo studiando, Benvenida Ambravanel e Grazia de Luna, hanno una cosa in comune, molte cose in comune. Scappando, rifugiandosi per tutta l'Europa, alla fine si trovarono accolte in due città, Napoli e Ferrara, che furono importantissime per la comunità giudaica di allora. Pensate che queste due donne nel 500 pubblicarono il Talmud, la Torah, scritti di Rambam. Rambam viene conosciuto più come Maimonide, uno degli studiosi, insomma, rabbini più importanti. Donne, ripeto, non uomini. Sicché mi ero interessata a conoscere di più circa queste figure, e tutte e due avevano un elemento in comune, Eleonora de Toledo. Al che era abbastanza curioso, perché sentendo il Bargellini, stimato autore, ma che sottolinea che Eleonora è inconsistente dal punto di vista culturale, guardate il libro dei Medici, è scritto da Bargellini, io riporto sempre quello che, come Garibaldi, eseguo gli ordini e riporto quello che trovo scritto. Io sono restata abbastanza perplessa, perché non aveva questa corrispondenza con quello che io avevo trovato, e non per mettere in dubbio il Bargellini, ma per vedere se magari trovavo delle informazioni, mica per andare contro, era semplicemente per ampliare uno spettro. Al che sono andata all'archivio di Stato, qui a Firenze, una lunga ricerca, e
E ho scoperto delle cose che io, francamente, per me erano inedite, non ne avevo conoscenza perché nessun libro ne aveva riportato. E quindi da questo momento ho cominciato a ricostruire questa avventurosa vita di Eleonora de Toledo. Come tutte le donne del Cinquecento, hanno avuto una vita estremamente avventurosa. Forse maggiore rispetto ai nostri tempi, in questo senso. Eleonora, ciò che mi dispiace, cara la mia Paola, non ho trovato la data di nascita. Accidenti! Perché mentre di Cosimo I de' Medici sia la mappa natale, sia il segno zodiacale, l'ascendente con tutti i pianeti di Eleonora, e questo dispiace un po', anche in archivio legato. Ho chiesto naturalmente se era la possibilità di avere dei collegamenti e naturalmente nessuno ha trovato queste informazioni. Forse perché anche la quartogenita non aveva necessità di essere segnata, neanche Bianca Cappello, ma ci sono tanti esempi in cui non si sa la data di nascita. Ebbene, Eleonora è una figura assai particolare. Dalla Spagna segue la madre, ovviamente, che deve raggiungere Don Pedro Alvarez perché è stato nominato viceré di Napoli, appunto a Napoli, e lei viene educata in maniera estremamente particolare. Don Pedro Alvarez, scusate l'accento, Alvarez, ha una tradizione domenicana. Ed è importante sapere che questa linea viene continuata dal fratello Juan, che diventa addirittura nominato frate domenicano dal pontefice stesso di allora, mentre la madre, Maria Osorio y Pimental, ha una tradizione francescana. Quindi Eleonora cresce con entrambe le due tradizioni ed è importante perché non sempre bisogna andare in antitesi, a volte magari è un arricchimento, non uno contro l'altro. La cosa straordinaria è che io parlo più della madre, ma, che del padre, Maria Osorio. Maria Osorio, pensate, quando rimase orfana, giovanissima, aveva un patrimonio inestimabile. Fu niente proprio di meno che la regina Isabella a volerla educare. Quindi l'idea della regalità che viene tramandata poi naturalmente a Maria Osorio e alle figlie, in particolare, no, noi stiamo parlando certamente di Leonora, non ci deve stupire che avesse questa etichetta. Questa etichetta, questo modo di porsi in maniera formale, come una regina si pone con il suo popolo. Questo qui a Firenze fu scambiato per distacco, per freddezza, per mancanza di sensibilità nel mondo, in quel contesto fiorentino. E qui ho scardinato questo particolare. Nel momento in cui ho trovato e ho trascritto tutto il testamento di Eleonora, che sembra quasi paradossale, dopo 500 anni non è mai stato scritto, riportato, che mi ha stupito parecchio. Ma tornando alla madre, a Napoli, lei è la prima a organizzare, ora si direbbe un caffè letterario, va bene, circondandosi certamente di illustri poeti, ma soprattutto delle cortigiane oneste, perché le poetesse non venivano chiamate poetesse, ma cortigiane oneste, da differenziare con le cortigiane, come dire. E quindi la nostra Eleonora entra a contatto con un mondo anche diverso rispetto a quello canonico, anche perché di solito le figlie non ricevevano la stessa educazione al pari dei maschi. Un
Non è il caso dei Toledo. De Toledo impartiscono la stessa educazione a maschi e a femmine, e questo è incredibile. Grande apertura mentale soprattutto di Maria Ossorio, ma anche del padre, perché Don Pedro Alvarez prende come suo tesoriere Samuel Ambravanel, il marito della Benvenida Ambravanel, no perché gli ebrei sanno contare, ma semplicemente perché aveva un grande stima verso questo personaggio che era stato a sua volta vicino al regnante che lo precedeva, nulla di che, e quindi decisero insieme che la figlia Eleonora de Toledo fosse educata secondo la tradizione ebraica. Ed è incredibile. Uno mi dirà, ma era normale che anche in Spagna gli ebrei maggiori, spesso i precettori delle nobili famiglie, sì, ma dei maschi, non delle femmine. E quindi è interessante che Leonora cresca tradizione francescana, domenicana e ebraica. Infatti, Eleonora di Toledo parla e scrive, conosce l'ebraico e la Torah soprattutto. Quando naturalmente Paola parlava prima e citava il Vasari con le lettere e diceva due volte sono andata a udienza al Vasari, non ci si stupisca, perché insieme a Cosimo Bartoli e al Bronzino, va bene, è lei che dice come decorare correttamente la sua cappella, la cappella naturalmente chiamata di Eleonora. Come possiamo sapere questa cosa? Allora, lo sapete, quando uno vede il Mosè di Michelangelo, c'ha due corna, va bene? Questo è un errore di trascrizione, di traduzione da parte di San Gerolamo, che scambia la parola halen, che si scrive nella stessa maniera, ma che pronunciata, perché nell'ebraico, come anche nel mondo arabo, non esistono le vocali, ha due significati differenti. Una vuol dire corna e l'altro raggi luminosi, che sinceramente è un po' diverso. Ma quello che mi interessa dire, al di là dell'errore che capita, non è una lingua facilissima, che è in collaborazione naturalmente con col Vasari, certamente il Bartoli e il Bronzino, che quando si entra nella cappella a destra, la parete destra, che dove c'è il Mar Rosso, il passaggio al Mar Rosso, esattamente si vede Mosè con due raggi luminosi e non due corna. E Bronzino, per quanto io abbia tra l'altro mostrato anche un aspetto differente, perché era un grandissimo poeta, credo, ma non, siccome dietro ogni pittore, artista c'era sempre un filosofo, un pensatore, un teologo, e questo me lo può dar conferma la Paola, pensate solo che per il programma iconografico del Salone dei 500, Vasari insieme all'ospedalingo Don Vincenzo Borghini mostra ben tre volte il progetto a Cosimo I, prima di essere stato approvato. Per cui immaginate, non è che il Bronzino, per quanto uno possa avere stima, di sua sponte decidesse di pingere così. Dietro c'era una mano sapiente che indicava esattamente il programma iconografico. E mi fermo soprattutto in quel dettaglio lì, perché se avete presente l'immagine, c'è Mosè con queste corna luminose, e queste, scusate, raggi luminosi, e che in linea diagonale parte dalla volta, da una delle un voto cosmico, una delle rappresentazioni nella volta, va bene, uno spicchio, mi viene in mente spicchio, non mi viene in mente il termine, non importa, come? No,
vela, brava, grazie, meno male ci sei tu Paola, da una vela dove c'è rappresentato San Francesco, va bene, che riceve le stimmate, in linea diagonale c'è Mosè, che è dietro questa grande aurea di questo patriarca, c'è proprio una figura femminile incinta che mette una mano sul grembo e che è la rappresentazione naturalmente ideale, ma di Eleonora. Non a caso, poi, il primogenito sarà col nome di Francesco. Quindi vedete come sembra quasi un filo rosso legato alla eredità, anche di tradizione religiosa, non solo, ma sono riuscita a costruire anche un legame oltre... Prego, se accomodi. Grazie. Un legame legato al... anche alla eredità. C'è l'autoritratto del bronzino, ho confrontato con tantissime immagini, un signore con la barba nera, per capirci, che con le mani, proprio con questo gesto, muta ma un dialogo parlante, indica esattamente Mosè. E Mosè indica con, sempre con quel gesto della mano, colui che sarà l'erede. Ed è incredibile come il successore naturalmente di Mosè, Osea, ognuno dopo lo chiama come vuole. E quindi questo triangolo riproduce la continuità che c'è nella parte superiore. Ora, io non vi voglio tagliare per quanto riguarda, però è curioso trovare questi collegamenti che spesso sfuggono se non si conosce che Eleonora partecipò attivamente alla rappresentazione di queste pitture. È anche vero che non le vide tutte eseguite, no? Perché morì appunto il 17 dicembre del 1562 e quindi sappiamo bene guardando i testi che le pitture furono completate, gli affreschi, le decorazioni molto più tardi. Ma prima di continuare e ci tengo in particolar modo a mostrare questa figura di Eleonora, un personaggio estremamente interessante da riscoprire, quando fanno, come lo chiamo io, il trasloco ducale, anche da Palazzo Medici e da Via Larga, va in quel di Palazzo di Piazza, che in quel momento diventa Palazzo Ducale, è curioso perché sembrava quasi ad assistere a un carnevale, un evento, ovvero... tutti i fiorentini si mettevano a guardare tutto questo spostamento, ma non soltanto di cose, non soltanto di tappeti, ma i personaggi stessi. Aveva una corte a seguito di nane, di balie, dopo capirete anche perché dopo 11 figlioli tu vedrai, ma anche... di figure, di dame di compagnia, ma che parlavano tutte le lingue possibili. Scoprendo attraverso il testamento, c'erano anche le schiave, argomento che non viene mai parlato e menzionato a Firenze, come tutte le grandi Repubblica Veneta era famoso, c'è un modo di dire adesso, tutt'oggi, ma ti cal Moro, nel senso è normale tutto questo. Quindi immaginate, deve essere stato uno spettacolo vedere questo trasloco. Finito il trasloco, è interessante che Cosimo I, io vi mostro anche un aspetto diverso di Cosimo come noi lo immaginiamo, scrive al padre, Don Pedro, e dice: la duchessa sta gagliarda.
Ed è interessante perché poi dice che appunto si trova bene, è stato il cambiamento, ma sta gagliarda è troppo divertente. Ha questo aspetto gioviale, divertente. Scardina completamente Leonora il modo di comportarsi a corte. Come è, tra virgolette, pensata fredda, algida, distante dal pubblico, è esattamente l'opposto, amorevole nella sfera privata. Allora, all'epoca sapete bene che i figli servivano solo per la discendenza, non si aveva questo amore così stretto, dormivano nella parte più alta, non condividevano mai cibo né a pranzo né a cena o quant'altro e non partecipavano al divertimento dei genitori. Non è così con Eleonora. Eleonora, ora io non so se a pranzo o a cena, ve lo dico, però quando si incontravano tutti dovevano mangiare alla stessa tavola. E questa è tanta roba, scusate la mia espressione, ma è una grande novità. Quando andavano a caccia tutte insieme. C'è una lettera di Pier Francesco Del Riccio, il segretario di Cosimo I, che dice, ma sti figlioli stanno troppo all'aperto, ma gli farà male. Cosa che, pensate, in realtà è estremamente moderno. Ma uno dice, ma forse la duchessa, non arrivò mai a essere granduchessa perché morì prima, andava a cavallo portando, no, cavalcava, ma proprio a cavallo, cosa insolita. Uno dice, sì, ma questo come tu lo fa a sapere? Guardando i reperti stilati dalla dottoressa Lippi, dottoressa delle medicine, che ha riorganizzato tutte le tombe, mi dice, e guardando esattamente, dicendo che sì, aveva delle micro fratture al bacino, non soltanto per i parti, ha avuto 11, fate vobis, ma anche proprio perché andava a cavallo. E anche questo sembra un dettaglio, ma non è così scontato. Poi andava a pesca, sì, addirittura. Poi era tremenda perché lei si diceva di doveva entro 2 giorni portare il barile di lamprede, da cui lampredotto, va bene, questa specie di anguille, e 2 giorni dovevano essere. Dove li mandava? A Napoli dal padre, che era assolutamente ghiotto. Per dire, ma lei pescava lei insieme a Cosimo, naturalmente. Ecco, anche questo è un aspetto molto diverso da come siamo abituati noi a immaginare. Ma al di là di questi dettagli che fanno più colore, ma la cosa fondamentale, secondo me, e questo è stato per me interessante comunicarlo, pubblicarlo, il testamento. Come dicevo, Certamente dà ai suoi segretari una rendita di 500 scudi e non era mica poco, voglio dire, era parecchio, era molto generosa. Ma quella che più stupisce è che ha una schiava da 1000 scudi. La prima beneficiaria è una schiava. E questo è incredibile, ma non solo. E poi dice che, adesso non vi sto a tediarco tutte le cifre, anche io non so manco i numeri, li ho riportati correttamente, però. Dice che Cosimo I, il consorte suo, l'amato consorte suo, deve occuparsi di trovare una nuova collocazione per tutte le schiave piccole. Deve essere lui a dare albergo, tra virgolette, e riscattarle. Una parte del denaro che vuole dare è per le donne abbandonate. Vuole dare, lo scrive, nello so.
far sì che tutte le persone, che gli servono dame, eccetera, abbiano una dote per garantire un futuro. Ma a tutti gli ambiti religiosi, non necessariamente francescani o domenicani, ma anche agli altri. E questa è una figura estremamente interessante. Altra cosa, poi non voglio tediarvi perché sarebbe da dirne talmente tante, perché è un personaggio inedito, sembra assurdo, dopo 500 anni, da questo punto di vista inedito. Lei fonda l'Accademia degli Elevati, ovvero un'accademia dove le poetesse, che allora venivano chiamate cortigiane oneste, vengano a sviluppare il loro scrivere, il loro modo di esprimersi, protette da Eleonora, cui partecipano la Mannafi, la moglie soprattutto, grande personaggio, che Laura Battiferri, che forse magari sfugge più, ma è stata una delle più grandi poetesse, soprattutto nella metà del Cinquecento. Ma ho trovato la Tullia d'Aragona, che era sì una cortigiana, lei era di molto cortigiana, veniva pagata 1000 scudi a notte a Roma, quindi fate vobis, ma sì, esattamente, proprio quella, già, ma io per eleganza dico sempre cortigiana, e la quale, sposando un fiorentino, si eleva a cortigiana onesta. Quando si trova in quel di Siena e il marito deve arrivare a Firenze, non gli danno il permesso perché gli deve indossare uno stemma distintivo in quanto è cortigiana, non gli era ancora passato l'idea che fosse sposata, e quindi lei scrive su suggerimento di Benedetto Varchi direttamente a Cosimo e fa questa supplica cortese a Eleonora, la quale naturalmente la fa entrare nella sua corte. È particolare, estremamente particolare. E Bronzino, naturalmente, una figura di grande interesse da un punto di vista artistico, basti pensare solo ai quadri che ritraggono tutta la famiglia di Cosimo I, Leonora e i figli, ma la grande sensibilità protetta da Eleonora, e questo dà merito. Cosa si vince da tutto questo, soprattutto dal testamento, che poi è il cuore di questo libro? Che Eleonora era una donna ante litteram di una grande modernità, sosteneva tutte le differenze, le minoranze, gli sfortunati, ma non per carità, per spirito cristiano, come si suol dire, no, proprio per onestà intellettuale di una grandissima modernità. Ed è incredibile che questo non sia stato scritto, è curioso, io francamente non mi immaginavo. E termino con a me non piace dire femminista perché non c'entra nulla, sosteneva la politica femminile, voleva riscattare al pari sensibilità appunto delle figure delle donne. E poi detto grande moda, parliamoci chiaro, è lei che sottrae tutti i tessitori a Ercole d'Este e dice: sai che, Cosimo, si fa a noi la razzeria medicea. Non solo il monopolio, la razzeria, cioè nel senso che, perché in quel momento c'era la guerra di religione nelle Fiandre e questi arrivarono al Duca d'Este, ma andarono soprattutto nella parte nord d'Italia, Venezia,
E naturalmente Leonora, che aveva capito che questo poteva essere una grande opportunità, prende, gli sottrae e fonda la razzeria Medicea. Incredibile. E non solo, quel ciclo di arazzi, come dice mia figlia, quei tappeti, quel ciclo di arazzi bellissimo con le storie di Giuseppe, che forse saranno riuniti di nuovo, bene, è lei che ordina a tutti i grandi artisti di fare i cartoni e prima di eseguirli li deve vagliare. E c'è una lettera che dice che fa approvare, soprattutto quelli della Lore, che viene più successivamente, però prima è lei a approvare tutti i disegni e poi li fa eseguire. E questo magari non è che sia così visibile, così scontato. Io voglio concludere, perché non voglio farvi perdere altro tempo, con una poesia di dedicata a Eleonora, naturalmente, di Laura Battiferri, che troverò. Ah, scusatemi. Oh, non la so, scusate. Ma ce la posso fare. tenuto il segno fino adesso, adesso l'ho perso, ma parliamo. E sì, succede come. No, non la trovo. Comunque sappiate che scrive delle parole estremamente... C'è. Vi assicuro che c'è. Ora, accidenti. Ecco. Vabbè, mi prendo un altro pezzo che è uguale. Se l'alto, creatore degli elementi, se donna reale, contatto rara, che dalle stirpe vostre altera e rara, volle ornare i suoi chiostri, eterno ardore e... 154, andiamo sì, a pagina 154, meno male che ci siete voi. se fossi una brava scrittrice, 154, avrei come dire, ecco, sì, ecco. Quella. Che quella. vedete, meno male ci siete voi che mi aiutate. Felicissima donna, a cui si inchina l'arno, superbo, e la bell'arbia ancora, possa cadambo ordina, legge, onora, date. Sole di lor degna reina, una, cui mio valere e il cielo destina, voi che cotanto sovra ogni altra onora, riviver e cantar ben anch'io fora, a dire appieno di voi lingua divina, queste del piccio suo sterile ingegno, povero dono, incolte rime muove, sacra oggi e porge il vostro alzo volare. Non le sdegnate, prego, che il gran Giove, che far e muovere il sol non prende a sdegna l'umile offerta d'un divoto cuore, una grande passione, una grande stima e una grande amicizia. Io spero che vi abbia così incuriosito. Io ringrazio fondamentalmente Paola Maresca, che ha fatto una grandissima
presentazione, Angelo Pontecorvo, l'editore, e naturalmente la libreria che Salvemini che mi ha dato questa possibilità. Grazie.